Questo volume è il terzo della trilogia che si occupa della zona nord della città tra la Fortezza d'Abasso, Santa Maria Novella e San Lorenzo. Questo terzo volume è incentrato sul casino di Valfonda, ossia sulla residenza non principale di Giovanni Bartolini, che realizza nei primi anni del Cinquecento come luogo di riposo nella natura, ma anche come investimento su due grandi vasti poderi che producono prodotti agricoli che poi vengono venduti, dal vino famoso e cantato anche dal re in un sonetto, fino agli agrumi in grande quantità e ortaggi. Dopo i Bartolini si atterreranno nella tenuta importanti famiglie come i Vitelli e i Riccardi e poi altri proprietari nell'Ottocento. Questo volume è basato su una grande quantità di documenti emersi durante uno studio durato diversi anni e diciamo che in qualche maniera restituisce non solo la committenza a importanti personaggi e artisti, ma anche la vita di artigiani, contadini, di una quantità di persone che gravitava e lavorava su questa tenuta, fino al momento in cui la realizzazione della stazione ferroviaria San Maria Antonia prima e Santa Maria Novella centrale successivamente porta all'occupazione di tutte le zone verdi con la rete dei binari. Quindi successivamente rimarrà ad oggi soltanto l'edificio principale, ossia quello che era la residenza padronale del casino.